si svolge comunque in mezzo alla natura, quindi fuori dal casino della città, e poi perché è un'attività dove uno riesce a liberare la mente dai pensieri che ha altrove. Il ragazzo intervistato non ci dice che in realtà la passione per la montagna, come tutti i farindolesi, ce l'ha nel sangue, perché è figlio di quel Gabriele Ciuffi a cui è dedicato il Museo del Camoscio, alpinista e pioniere dell'arrampicata negli anni 80-90 qui nel territorio, scomparve durante un'esercitazione del soccorso alpino sul Monte Tremoggia. Altre pareti di roccia sono sfruttate dagli amanti della disciplina a Rigopiano, una conca carsica che sorge a circa 9 km da Farindola, a circa 1200 metri di altitudine alle pendici del Monte Camicia. È un luogo di pace, di grande bellezza naturalistica e punto di partenza per escursioni anche alpinistiche verso i versanti Aquilano e Teramano del Gran Sasso. L'area è il regno delle faggete, di pascoli erbosi e di una ricca flora, ed è meta degli amanti del turismo ad aria aperta e di allegri picnic, essendo provvista di un'area attrezzata con panche di legno e punti di cottura in pietra. Il nostro viaggio a Farindola si è concluso nel magico scenario della Val d'Angri, costeggiando campi, pascoli e il fiume che ha allietato il nostro cammino con il suo rumoroso fluire, siamo arrivati alla cosiddetta Bocca dell'Inferno, l'enorme grotta dove il Tavo penetra in maniera vorticosa per sfociare in un'altra valle dove dà origine alla cascata del Vitello d'Oro. La cascata, un balzo di 28 metri, è la parte terminale di un corso sotterraneo ed è alimentata dalle acque piovane e di fusione delle nevi che penetrano nelle rocce calcaree della zona. È chiamata anche della Vitella d'Oro perché, secondo una leggenda, una vitella giallo-oro sarebbe apparsa all'alba della notte di San Giovanni ad alcune donne intente ad attingere l'acqua con la conca nei suoi pressi. Purtroppo la portata d'acqua della cascata è progressivamente diminuita a seguito della captazione delle acque del fiume Tavo e dei danni alle falde acquifere arrecati dalla costruzione del traforo del Gran Sasso. Dopo una giornata in mezzo a scenari naturalistici di cui è difficile descrivere la bellezza, e dopo aver conosciuto la profonda umanità e semplicità dei suoi abitanti, che hanno sempre difeso strenuamente l'equilibrio ecoambientale e le tradizioni culturali di questo territorio, ci sembra di poter dire che Farindola è un vero paradiso. What a wonderful world. E così abbiamo conosciuto Farindola, che è veramente bella, è bella, con tutto il suo territorio. Quindi venite, venite qui. In queste montagne del Pescarese, Farindola, il caposaldo, il punto di partenza per poi raggiungere Rigopiano e quindi l'albergo bellissimo che hanno realizzato. Complimenti a Paola, che è stata veramente esemplare nella descrizione di questa località. Qui a mio fianco il sindaco di Farindola, Antonello De Vico. Antonello De Vico è circondato, c'è il grande Roberto Cutracci, il suo assessore, insieme a tanti altri. Prego, venga avanti il sindaco, si mette dietro, mi sia al fianco il sindaco di Villa Celiera, giustamente, e così ci sono tanti bambini, tante associazioni, ovviamente abbiamo qui il vice sindaco insieme a tutti quanti, l'ACBE e così via. Sindaco, insomma, tutte queste attività che diciamo si mettono in risalto che il comune di Farindola è molto sensibile nei confronti del sociale. Sì, abbiamo parlato di ambiente. Innanzitutto vi ringrazio per questa occasione così bella fornita al nostro paese. Quindi, in primo luogo, un saluto caro ai farindolesi e agli abruzzesi nel mondo che spero stasera in numerosi ci seguono. Così come, caro Ermanno, complimenti per aver sintetizzato. Avevo il timore che fosse difficile, non perché sia il mio paese, ma insomma, Farindola. Veramente ha tanto da raccontare e vedo che siete riusciti bene a fare sintesi.
E io ho pensato di invitare tutti, oltre ai collaboratori di Giunta, vicini, gli assessori, i sindaci dell'area con la quale ci stiamo impegnando a promuovere il turismo sull'intera area del Gran Sasso con un sistema turistico locale. Ho pensato di invitare, per trasmettere questa bella immagine di Farindola, per fare sintesi, perché i tempi, capisco, sono stretti per voi e vanno rispettati, però insomma l'entusiasmo con il quale noi, dopo tanti anni di buona e sana amministrazione, non solo presentiamo una Farindola che da quelle origini che ricordava bene il professor Mario Viola e da quelle vocazioni oggi è sede, e ringrazio il Parco Nazionale che ci ha ospitato in questa prestigiosa che è la sede scientifica, il messaggio che con questa bella foto di famiglia intendiamo mandare è che questo paese, che come tutti i piccoli paesi di montagna soffre le distanze, la difficoltà, la mancanza di servizi, però è un paese tenace, forte e gentile come tanti piccoli paesi di montagna, che diciamo, rispetto alle difficoltà odierne della vita, risponde con una collettività che con orgoglio rimane a Farindola, che con orgoglio e con intelligenza sta investendo su un'economia turistica. Ringrazio tutti gli operatori che numerosi hanno aderito a questo momento promozionale e quindi infine, per ultima e non ultima, questa bella foto di famiglia che è in capo alle associazioni. Le associazioni esprimono un paese vivo, paese vivo dalle associazioni sportive dei bambini. Allora qui abbiamo gli alpini, un applauso agli alpini. Un applauso agli alpini. Poi l'associazione, la protezione civile, che è una costola degli alpini, e oltre a questa ce n'è un'altra ancora di protezione civile. E quindi un applauso anche a loro. Benissimo. Alle associazioni sportive, i bimbi della mountain bike, tra cui anche una piccola campionessa in maglia rosa, Chiara. E poi la squadra di calcio col nuovo presidente. Un attimo Gagliardi. Soltanto che mi sposto, chiedo scusa al nostro Maurizio, prego. Dicevo la appena rinnovata squadra di calcio col presidente Gagliardi Armando. E poi ancora all'associazione Vivi Farindola, di cui parlerete per bene con Camminar Mangiando, che da lustro a Farindola, così come la prima esperienza della sagra del pecorino di Farindola in capo a una rinnovata Pro Loco. Saluto il presidente. Ma c'è l'Avis anche. Arriviamo anche all'Avis, ne sono tanti, perciò che non voglio dimenticare. Vediamoli tutti perché qualcuno si potrebbe offendere, sindaco. Assolutamente. La Pro Loco con l'ingegner Buccella, che ha dato lustro quest'estate alla prima edizione della sagra del pecorino. Quindi c'è l'Avis, c'è il prestigioso CAI che veniva richiamato prima con Daniele Borgheggiani, da cui le attrezzate escursioni nella nostra montagna. Concludiamo con l'ACBE. Concludiamo con questo l'Auser anche che riguarda il sociale, con l'associazione genitori bambini leucemici. Vuole essere, è stata, e se possono dire qualcosa loro, perché è un connubio di solidarietà vera che il comune ha voluto fare con loro, donando il nostro ostello della gioventù. Quindi un saluto. Allora, a parte velocissimamente. Salve, buonasera a tutti. Sono Colangelo, uno dei consiglieri dell'ACBE, l'Associazione Genitori Bambini Emopatici di Pescara. Quindi siamo tutti genitori. Ringraziamo ovviamente Farindola, nel sindaco, nella figura del sindaco, ma ovviamente tutti i farindolesi per questa grande opportunità che è la deospedalizzazione del piccolo paziente. Elemento fondamentale e passo significativo verso una non integrazione sociale, verso un ritorno a quella normalità che ogni bambino deve avere. Grazie. Complimenti. Sindaco, il tempo è sempre tiranno, come tu ben sai, e allora a questo punto noi vi ringraziamo per la squisita ospitalità. Ad maiora per Farindola, ad maiora. Venite qui. Voi che ci state seguendo da casa, venite qui a conoscere questo meraviglioso paese, questo meraviglioso territorio. E ci sono, ripeto, tanti bei ristoranti, c'è l'imbarazzo della scelta, da Remo a Odiglia e così via, a tutti quanti gli altri, a Dell'Orzo, perché qui anche c'è un ristorante un po' particolare, insomma, con i gamberi e con le trote, gli arrosticini, insomma, c'è veramente la bontà di Dio. Qui è una terra baciata dal Signore. E allora, signori, appuntamento a Farindola, grazie sindaco, grazie Antonello De Vico, grazie a tutti quanti voi. Grazie al sindaco di Villa Celiera, verremo anche a Villa Celiera, non si preoccupi sindaco. Grazie a tutti quanti voi, Roberto Cutracci, carissimo
Arrivederci, i bambini ritornano al loro posto e a questo punto, dopo il bla bla bla, vorremmo invitare un giovanotto che ci farà ascoltare una bella canzone. Viene da Loano, dalla Liguria. Ci sono molti abruzzesi che vanno in Liguria. Lui invece si è trasferito in Abruzzo e si tratta del signor Ettore Rossi. Ettore Rossi, eccolo qua. Ettore Rossi, il quale ovviamente con il microfono ci farà ascoltare una bellissima canzone di Albano che si chiama Mattinata. Lui, vi dico subito, questo giovanotto ha 75 anni, 75. Però ascoltatelo con molta attenzione. Vediamo un pochettino, questo noi non è che stiamo facendo l'esibizione così, un attimo, già è partito, vabbè, allora, ecco Ettore Rossi, prego. Complimenti, 75 anni, signori. Prego. E dopo questa bella esibizione, adesso vi facciamo vedere le immagini di una manifestazione che si svolge ogni anno qui a Farindola in agosto,
organizzata dall'associazione Vivi Farindola. Camminar mangiando. Seguiamo appunto il servizio. A te, Matteo Veleno. Camminar mangiando non è la solita sagra, ma un'escursione vera e propria alla scoperta delle bellezze naturalistiche, la storia, i mestieri, le bontà enogastronomiche della valle del fiume Tavo e del Gran Sasso Vestino. Il 1 agosto, anche noi di Abruzzo Made in Italy, abbiamo partecipato alla 15ª edizione di questo appuntamento imperdibile dell'estate farindolese. Proveremo a raccontarvi questa giornata magnifica, sperando che non ne vadano persi gli straordinari colori, profumi e l'atmosfera di festa. In una giornata tersa e soleggiata, i partecipanti, 800 quest'anno gli iscritti di ogni età, si radunano di buon mattino nel centro cittadino. Abbigliamento comodo, scarpe da trekking, visi sorridenti e distesi. Di qui inizia l'impegnativo percorso di poco più di 7 chilometri che si snoda attraverso l'alta valle del fiume Tavo per arrivare alla valle d'Angri. Si parte a gruppi, 11 le tappe. In ognuna di esse centinaia di farindolesi hanno allestito con tanto lavoro ed entusiasmo spazi della memoria dedicati alle arti e mestieri antichi e degustazioni di prodotti e piatti tipici del territorio. Si inizia dalla colazione, il profumato miele locale è distribuito sul pane a tutti, mentre un apicoltore è dedito all'operazione della smelatura. La vita del centro storico è fatta di nobili signore che sorseggiano il tè a Palazzo Farnese. Lo speziale prepara infusi e tisane. E c'è chi fila, tesse e lavora il tombolo. Ormai il sole è alto, è ora di svegliarsi e andare a messa. Le operose donne portano nelle conche l'acqua presa alla fonte. Altre preparano la pasta in casa. E un ciabattino ripara le scarpe. Inizia la camminata attraverso il bosco. Qui ci imbattiamo nei canestrari, l'intagliatore, l'artigiano del ferro e assistiamo al duro, si fa per dire, lavoro del boscaiolo. Il tutto allietato dalla musica dei rubotte, balli e canti e dalla degustazione di pizze fritte, marrocche e della fumante cipollata del boscaiolo che bolle nella callara. È d'obbligo a Farindola una sosta al laghetto per la pesca della trota. Si rievoca anche un momento magico di festa della vita dei campi di un tempo, la trebbiatura. Si cammina in uno scenario naturale di bellezza incomparabile che permette di incrociare il limpido fiume che scorre rumoroso e allegro, la cascata del Vitello d'Oro e da lontano l'area faunistica dei Camosci. Alla fine ci si rifocilla ancora dopo la fatica di tanto cammino e si gustano le prelibatezze della genuina cucina locale. Una giornata indimenticabile di gioia e spensieratezza che vi invitiamo a provare. Arrivederci alla prossima edizione. E un applauso allora anche a tutti i partecipanti e agli organizzatori a contatto proprio con la natura. E adesso, Ermanno, è la volta di una giovane e promettente mezzo soprano farindolese, Deborah Charma, che è una studentessa del conservatorio. Prego, la Deborah Charma, soprano, che per la circostanza sarà accompagnato dal maestro Cupido, il grande Cupido. Un applauso. Ritorna
Un attimo soltanto, Paolo, ritorna ad Abruzzo Made in Italy, il maestro Cupido, immagino che sia particolarmente felice, no? Sì, perché sono felice? Perché stai nel tuo ambiente. Ah, sì, bene, non si poteva sbagliare, ma poi con Ermanno si lavora sempre bene, sono contento qui di essere qui a Farindola, che mi ricorda anche l'orchestra del mio papà che girava per i paesi, quindi sono stato già da giovane qui a suonare. Spero di capitarci al più presto con la mia orchestra. Prologo ti inviterà sicuramente. Grazie Lucio Cupido. Bene Paola. E allora Deborah Sharma eseguirà il brano Memories. Un applauso di incoraggiamento per Deborah Sharma, eh. The man.